Luca Bosio, del gruppo Bosio, diciamo così, che comprende anche la Belcolle, che fa Barolo, Pela Verga e altre cose. Ma voi, il vostro core business è il Moscato, e sul Moscato, avete un progetto particolare, vero? Sì, beh, innanzitutto buonasera a tutti. Noi ci siamo un pochettino stufati di sentire sempre dire parole altalenanti sul moscato, un po' che sia un prodotto industriale, dall'altra parte che sia un prodotto agricolo, dall'altra parte mille idee ma poco concrete. Sembra quasi un adolescente che sta crescendo ma non sa ancora cosa fare da grande. Noi in tutto questo marasma di idee abbiamo pensato di provare a trattare il moscato per ciò che riteniamo debba essere veramente, cioè un vino DOCG di alta qualità. E come in ogni denominazione che si rispetti, si parte da uva di altissimo valore, la si vinifica con tutte le tecnologie, tutte le conoscenze all'avanguardia e si cerca di posizionarlo in una fascia di mercato che ne garantisca una redditività per noi come cantina e a caduta per tutta la filiera. Quindi non vuole essere un progetto nostro di cantina, vuole essere una provocazione a una filiera disgiunta, una filiera disgregata tra troppi campanilismi, troppi Personalismi. personalismi, ognuno che cerca di portare avanti il proprio orticello, ma senza mai avere una visione d'insieme, che secondo me è il grosso, enorme problema del mondo moscato e asti spumante. Ok, belle parole, uva eccellente, DOCG, vino eccellente, cioè, poi bisogna anche venderlo, non è facile. Non è facile, quello sicuramente. Però ricordiamoci anche che il moscato, nella sua tipologia, è un prodotto unico, è un prodotto che ancora oggi ha forse nessuna concorrenza nel mondo a livello sia di qualità intrinseca che di qualità percepita. Anche un consumatore non avveduto, non esperto, assaggiando un bicchiere di moscato d'Asti, riconosce subito la tipicità, l'aromaticità, quelle caratteristiche peculiari che solo i nostri moscati possono avere. Ed è su quello che dobbiamo puntare, e forse è su quello da cui dobbiamo ripartire. È un po' il discorso di fare una specie di Barolo del Moscato? Se vogliamo andare avanti con le provocazioni, sì, è proprio quello. Siamo sempre stati educati, come anch'io come generazione, nel dire che col moscato ci si fa un po' di tutto. Ecco, smettiamola di dire che ci si fa un po' di tutto. Iniziamo a fare una cosa unica, farlo bene. E forse di lì inizierà un nuovo percorso. Grazie. Grazie a voi.